Vi ricordate lo sceneggiato Hillary Queen? È una vecchia serie di telefilm polizieschi degli anni 70 che io ho riscoperto naturalmente un po' di tempo dopo e mi sono sempre piaciuti perché erano molto diversi da tutti gli altri. La particolarità di questi telefilm era che dopo aver svolto tutte le indagini del caso, il protagonista si rivolgeva al pubblico guardando direttamente in camera e chiedeva ai telespettatori se avessero capito chi era il colpevole. Elencava un paio di prove importanti e poi usciva di scena. Subito dopo ci si spostava in un luogo dove, nel più classico stile dei polizieschi alla Agatha Christie, venivano riuniti tutti gli indiziati e l'investigatore ripercorreva il delitto, arrivando alla fine ad indicare il colpevole che veniva portato in galera da Vili. Mi è sempre piaciuto Vili. Beh, oggi dovremmo fare una cosa del genere. Metteremo insieme tutti gli indizi per arrivare alla soluzione. Solo che io non sono bravo come Hillary Queen e quindi non sarò in grado di dirvi esattamente che cosa è successo. Alla fine vi proporrò alcune possibili soluzioni, tra le quali, io ve lo dico subito, io non so se ci sarà quella vera, ma saranno tre spiegazioni verosimili che derivano dalle informazioni che ho ottenuto leggendomi un po' di libri e dopo la visione, tra l'altro, di un certo numero di documentari e di servizi giornalistici, oltre a molti documenti ufficiali del processo. Parleremo del disastro del Moby Prince. E vi assicuro che non sarà una cosa facile, né per me né per voi. Non sarà facile perché ci troveremo di fronte a delle condizioni che rendono il raggiungimento della verità praticamente impossibile. Le prove sono andate tutte distrutte, molte distrutte prima che gli inquirenti potessero verificarle. Altre sono addirittura state alterate, se non proprio sabotate. I testimoni sono pochi. L'equipaggio della petroliera da una parte e il solo sopravvissuto del traghetto dall'altra. Testimoni che, quando interrogati, hanno dato versioni dei fatti diverse tra loro, diverse l'uno dall'altro e spesso anche diverse tra le varie versioni della stessa persona. Avremo quindi poche certezze. In pratica possiamo contare solo sulle registrazioni delle comunicazioni radio, le uniche rimaste praticamente inalterate almeno nella quasi totalità. Già, perché ve lo devo dire subito, le registrazioni che abbiamo sono importanti perché nessuno sapeva di essere registrato. Al porto di Livorno, infatti, era stato messo in atto un sistema che registrava tutte le comunicazioni, sistema nuovo, sperimentale, e le persone che parlano alla radio non ne sono a conoscenza. E questo è un aspetto molto interessante perché da una parte possiamo conoscere con precisione tutte le chiamate e dall'altra possiamo pensare che siano state fatte senza filtri. Iniziamo quindi questo lungo racconto e partiamo proprio parlando del Moby Prince che quella sera si trovava nel porto di Livorno, pronto alla partenza. Mercoledì 10 aprile 1991, alle ore 22.03, il Moby Prince parte da Livorno. Appartiene alla compagnia Navarma. A bordo ci sono 141 persone, 76 passeggeri e 65 membri dell'equipaggio. La destinazione è Olbia, l'arrivo previsto è per le 7 del giorno dopo. Ma il Moby Prince non arriverà mai ad Olbia perché avrà una collisione con una petroliera, la Agip Abruzzo. Prenderà fuoco e l'incendio causerà la morte di tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, tranne uno. È una classica traversata, io ne ho fatte tante per andare in ferie. Sapete, no, quelle situazioni nelle quali arrivate 2 ore prima dell'imbarco e state ad aspettare fuori dalla macchina insieme a centinaia di persone per avere la possibilità di accedere alla nave. Cos'è alla fine un viaggio in traghetto se non una serie di lunghissime attese? Aspettate 2 ore e poi si sale nel garage dove le macchine vengono stipate a 10 cm l'una dall'altra. Tu parcheggi, ti prendi qualche cosa che ti serve per affrontare la traversata, poi sali le scale verso i ponti con un solo pensiero. Quante botte e strisci mi troverò sulla fiancata della macchina quando ritornerò. Il traghetto della compagnia Navarma, una delle principali compagnie italiane, era arrivato alle ore 18.55 del 9 aprile. Sempre il 9, poche ore dopo, era attraccata anche la Agip Abruzzo, una petroliera carica di 82.000 tonnellate di greggio. Il Moby Prince esce dal porto. Al timone il più esperto pilota del porto di Livorno, Federico Sgherri. Sui radar del traghetto si vedono perfettamente tutte le tracce delle navi alla fonda. La più nitida è evidentemente proprio quella della Agip Abruzzo. Sgherri, come da prassi, lascia il ponte di comando e fa regolarmente ritorno al porto. Tutto regolare, tutto normale. Tra l'altro sarà proprio lui a testimoniare in seguito che il radar della Moby Prince funzionava perfettamente in quel momento.
L'AGIP Abruzzo è a 2 miglia dalla costa e la nave più distante è un bestione di 270 metri di lunghezza, alto come un palazzo di 10 piani. Sembra anche un po' più alta del normale perché è piena solo a metà. Alle 22:20 minuti e 10 secondi, da una nave in rada a Livorno parte uno strano messaggio in inglese. The passenger ship, ripetuto due volte, la nave passeggeri. Una chiamata misteriosa, ma il messaggio noi sappiamo che può riferirsi solo al Moby Prince, che è l'unica nave passeggeri in zona in quel momento. Vogliono contattarla? Vedono qualcosa di strano? Non si sa. Alle 22:21 minuti e 20 secondi parte una comunicazione dal marconista del Moby Prince per un fornitore di Olbia, ma nessuno risponde. È la cosiddetta chiamata del pane. Il Moby Prince chiama un panificio per ordinare il pane che verrà caricato a bordo il giorno dopo ad Olbia. Alle 22:23 minuti e 14 secondi arriva una chiamata a Livorno Radio. Livorno Radio da Moby Prince, Moby Prince. La comunicazione è flebile, appena percettibile. La voce è la stessa della chiamata di prima, ma il segnale è debole. Si capta soltanto perché in quel momento sul canale 16 VHF, che è quello deputato alle comunicazioni di emergenza, diminuiscono un po' le interferenze. Livorno Radio, Moby Prince, Moby Prince. Oh, Moby Prince da Livorno, proviamo canale 61, ma ti sento debolissimo, La stazione radio costiera chiede di passare al canale 61. La Moby Prince conferma, però da quel momento nessun messaggio del traghetto verrà più captato. Si torna quindi al canale 16, ma va ancora peggio. Ci sono molte comunicazioni che si accavallano, soprattutto di navi francesi vicine alla Corsica. Intanto il Moby Prince si avvicina sempre di più alla fiancata della petroliera. Nonostante tutto il silenzio radio continua. La tragedia avviene la notte del 10 aprile 1991 e quasi tutti i giornali bucano la notizia che verrà stampata soltanto il 12. Solo la stampa locale riesce a pubblicare la notizia. Il Tirreno e la Nazione già l'11 aprile escono con resoconti dettagliatissimi. Informazioni preziosissime queste perché raccolte a caldo dai protagonisti appena sbarcati. Sapete com'è, i cronisti locali conoscono l'ambiente, sanno come muoversi per avere informazioni dirette, senza il filtro delle versioni ufficiali. Fin da subito uno dei testimoni più loquaci è Sergio Albanese, ammiraglio e comandante della Capitaneria di Livorno. Scende dalla motovedetta sulla quale si era imbarcato e quasi sgomita per fornire ai cronisti una prima ricostruzione. Lui lo dice subito, la causa dell'incidente è la nebbia. Conferma il tutto poche ore dopo in una conferenza stampa con il ministro dei trasporti, Carlo Vizzini. Quest'ultimo tra l'altro rincara pure la dose dicendo di aver già trovato i responsabili. Si tratta a suo avviso di un errore umano. L'errore umano quindi diventa la spiegazione ufficiale dell'accaduto e viene ripetuto da tutti, ma nessuno riesce a replicare. La colpa quindi è del comandante Chessa, il comandante del Moby Prince, e del suo equipaggio. E poi c'è la nebbia, una nebbia fittissima, impenetrabile, non valutata correttamente dall'equipaggio. E poi il radar, probabilmente spento o in avaria. E poi ci pensano i giornaloni a rincarare la dose. Il 12 aprile del 91 la Repubblica titola «Bruciati vivi in mare con radar spento» e molti guardavano la partita in TV. Ora, a parte l'italiano claudicante che mette una E dopo il punto, in effetti quella sera si trasmetteva la partita di Coppa delle Coppe Juventus-Barcellona. Quindi sono accuse precise, rivolte senza neppure una verifica. Accuse, ovviamente, a chi non può difendersi. Si rincara la dose immediatamente. Il comandante Chessa aveva messo prua per 191 gradi, perché quella era la direzione più diretta per Olbia. Ma questa è una rotta che interseca direttamente la posizione della AGIP Abruzzo. Il sempre più loquace ammiraglio albanese sostiene che il comandante Chessa voleva passare a 50 metri dalla AGIP Abruzzo. Una manovra evidentemente imprudente. E qui abbiamo una prima incongruenza, perché l'avvisatore marittimo aveva visto il Moby Prince con prua a 220 gradi, ossia una rotta di totale sicurezza. Ma chi è il comandante Ugo Chessa? È un personaggio importante di questa storia, quindi conosciamolo subito. È il comandante del Moby Prince, una persona di grande esperienza, 56 anni, di La Spezia, forse il più esperto comandante della compagnia. A bordo della nave c'è anche la moglie che assieme al marito sta raggiungendo i figli ad Olbia. Ugo Chessa è uno che si è fatto la gavetta. Figlio di marinai, inizia a navigare subito sui mercantili per poi passare alle navi passeggeri. Diventa comandante dello yacht Nabilia di Adnan Cassoggi, che lo sceglie personalmente per comandare la sua barca lunga 86 metri del valore di 80 milioni di dollari.
ci resta per qualche tempo, dopodiché torna alla Navarma per andare a dirigere le assegnazioni dei comandanti sulle varie navi. Insomma, un lavoro prestigioso, un lavoro di grande responsabilità. Dura poco però, perché, come si dice in quegli ambienti, il richiamo del ferro e del mare è troppo forte. Lui non è fatto per la vita di ufficio e chiede quindi di essere riassegnato a comandare una nave. E finisce sul Moby Prince, accordandosi tra l'altro con un collega per poter percorrere la rotta su Olbia in modo da essere più vicino a Cagliari, dove abita la sua famiglia. Racconta Vincenzo Onorato, che è l'armatore della nave, che gli era capitato di essere cacciato dal ponte di comando, proprio del comandante Chessa, perché chiacchierava troppo col timoniere. Una persona universalmente nota come capace, severa e seria, insomma. Puntualizzo subito una cosa. Ho letto da varie fonti che quello doveva essere il viaggio inaugurale del Moby Prince. Beh, non è vero. Era una nave nuova, certo, ma aveva percorso la rotta Livorno-Olbia già una ventina di volte e sempre senza nessun problema. L'attenzione a questo punto si sposta verso sui passeggeri e sulle vittime. Si precisa fin da subito che i passeggeri del traghetto sono morti molto rapidamente. Si parla di una sopravvivenza non superiore ai 5 minuti a causa delle esalazioni di gas combustibile o per asfissia. Perché questa immediata precisazione? Beh, perché l'accusa che aleggia fin dai primi minuti è che i soccorsi si siano mossi troppo lentamente. Dire quindi che le vittime sono morte in pochi minuti renderebbe comunque questo fatto meno importante. Se anche i soccorsi fossero arrivati immediatamente, beh, non ci sarebbe stato nulla da fare. In 5 minuti dall'incidente, per quanto ti muovi in fretta, beh, non sei in grado neanche di uscire dal porto. Anche il comandante dei Vigili del Fuoco conferma questa tesi. Infatti, solo 2 persone sono riuscite a scappare. Il mozzo, Alessio Bertrand, unico superstite, trovato appeso alla fiancata della nave, e il barista Francesco Esposito, che viene ritrovato in mare, morto per annegamento. Faccio notare che tutte queste informazioni vengono offerte al pubblico prima di effettuare qualsiasi esame sui cadaveri delle vittime. Oltre a questo, l'ammiraglio albanese ci tiene a puntualizzare che non era possibile avvicinarsi al traghetto per il troppo calore che si sprigionava dall'incendio. Ma questa è un'affermazione che stride con il fatto che Bertrand è stato trovato appeso alla ringhiera della passeggiata di poppa. Il mozzo dichiara infatti di essere stato appeso per almeno 1 ora e mezza. Ma i soccorritori sono granitici. Bertrand si sbaglia, ci sarà stato, sì e no, 15 minuti, come volete, poverino, è sotto shock. Sarà anche stato sotto shock, ma se le temperature erano così alte da non potersi neppure avvicinare, come avrà fatto Bertrand a restare appeso anche solo per 15 minuti? Andiamo avanti, perché del mozzo parleremo dopo. Non dobbiamo infatti dimenticare l'altra nave coinvolta nel disastro. La Agip Abruzzo è una petroliera appartenente alla flotta navale della SNAM, società appartenente al gruppo Eni. Viene costruita nei cantieri di Monfalcone nel 1976 e consegnata nel 1977 per il servizio di trasporto del greggio. È un bestione di 267 metri con una stazza di 98.500 tonnellate. Era partita da Genova il 31 marzo del 1991 in direzione del porto di Sidi Khedir in Egitto per caricare petrolio. Il 5 aprile riparte dall'Egitto con 82.000 tonnellate di petrolio non raffinato di qualità Iranian Light. Arriva a Livorno il 9 aprile alle ore 22:30. E qui si inizia subito con le stranezze. Da Genova a Sidi Khedir sono 1630 miglia percorse in 5 giorni. Poi, per arrivare a Livorno aveva percorso altre 1575 miglia in 4 giorni e mezzo. Insomma, più che una nave, è un razzo. Sono 9 giorni per 3200 miglia. Di solito ci vogliono 15 giorni e ha pure fatto il carico di petrolio, tempo stimato solo per quella operazione tra le 15 e le 24 ore. Una petroliera può fare al massimo 15 nodi, ma già spingerla a 10 è un bel rischio, soprattutto per lunghe tratte, oltre al fatto che così si consuma un sacco di carburante. Se io ho fatto bene i calcoli, significa che l'Agip Abruzzo ha percorso 355 miglia al giorno, che significa una velocità media di 13 nodi all'ora. Senza contare il tempo per il carico del greggio. E poi aveva un appuntamento alla raffineria di Livorno per il giorno 11 aprile. Perché quindi correre? Arrivare lì per poi stare fermi dei giorni? Non ha senso. La cosa strana è che su nessun registro ha riportato il passaggio della Agip Abruzzo per il porto egiziano in quelle date. L'ultima volta c'era stata il 14 marzo del 91. Non è che la Agip Abruzzo in realtà sia partita da Genova, ma sia andata da qualche altra parte. Oltre a questo, l'Agip Abruzzo da poco aveva cambiato l'ente certificatore del proprio carico.
Non si avvale più della SGSSA, ma si affida alla Petroleum Chemical Control International Ltd di Londra, aperta il 18 settembre del 1987 e scomparsa pochi anni dopo. Aveva 4 dipendenti. Infatti il 24 novembre del 2016 Marco Pompilio, direttore di macchina dell'Agip Abruzzo, affermerà che la petroliera proveniva da Milazzo, in Sicilia, dove aveva fatto un trasferimento di greggio. Una nuova tappa? Se così fosse, il tempo di percorrenza diventerebbe totalmente incompatibile con le tempistiche necessarie. Non ce la fai neppure se viaggi a tutta forza? Se però noi togliamo la tappa egiziana, ecco che tutto torna. Genova, Milazzo, Livorno sono 900 miglia e non più 3.000. Guarda caso, a Milazzo si trova pure un ufficio della Petroleum Chemical. Quindi è stata la raffineria Eni di Milazzo a rifornire l'Agip Abruzzo? I segreti della petroliera purtroppo sono andati distrutti con l'incendio. Ma poi, ha veramente caricato petrolio? Nelle comunicazioni con la Capitaneria di Porto, il comandante Superina, comandante dell'Agip Abruzzo, vi ricordo, per 3 volte afferma che sta bruciando nafta. Capitaneria, Capitaneria, Agip Abruzzo? Agip Abruzzo. Se venite fuori in tempo, forse ci salviamo, perché c'è la nafta incendiata in mare, non so quanto può durare. Se che cosa ha incendiato in mare, la nafta? Sì, una nave ci è venuta addosso, la nafta è andata a mare e ha preso fuoco, se fate presto ci salvate. Cappa, ricevuto. La nafta non è petrolio. Come può essersi sbagliato? Una sorta di conferma arriva dal fatto che i vestiti di Francesco Esposito, il naufrago annegato in mare, aveva vestiti intrisi proprio di nafta. Potrebbe derivare dalla perdita dei serbatoi di una delle due navi, certo, ma potrebbe anche provenire dalla cisterna 7, quella sfondata dalla Moby Prince. Guardate, scusi, ho un'informazione, ma sta uscendo nafta da voi o dalla nave che è venuta a collo a voi? Noi, poi l'altro non so che fine abbia fatto, dove è andata, non so niente. E ancora, Superina, nella richiesta di aiuto, dice che probabilmente gli è andata contro una bettolina. Sembra una bettolina quella che ci è venuta addosso. Anche qui, come fa Superina a scambiare un traghetto per una bettolina? Non è che Superina si inventa la storia della bettolina per giustificare la nafta che si stava sversando? Resterà un dubbio, perché voi non ci crederete, ma nessuno ha mai controllato il contenuto dell'Agip Abruzzo. L'equipaggio della petroliera, recuperato dai soccorsi, rientra al porto 1 ora e mezza circa dopo il disastro. L'unico che ha dalla compagnia armatrice, la SNAM, l'autorizzazione a rilasciare dichiarazioni è il comandante Renato Superina. E lui parla immediatamente, dice che avevano visto sul radar una nave in rotta di collisione, ma che erano certe che si trattasse di una bettolina e quindi si erano messi tranquilli perché erano sicuri che avrebbe virato. Poi però sentono una botta tremenda che scuote la nave da cima a fondo e capiscono che non poteva essere una bettolina. E anche qui è strano, se si rendono conto del problema dopo aver sentito il botto e lì capiscono che deve essere una grossa nave a speronarli, perché nelle comunicazioni con Livorno parlano ancora di una bettolina? Faccio intanto notare che in questa dichiarazione Superina non accenna mai alla nebbia, anzi si erano messi tranquilli, certi del fatto che la bettolina li avrebbe visti. A me comunque resta sempre il dubbio di come sia possibile che un comandante esperto come Superina non riesca a distinguere una bettolina da un traghetto. Ma le avete mai viste? È come se un vigile urbano non distinguesse un tir da un'automobile. Però in tanti parlano di bettoline. Ciro Esposito, caporale a bordo dell'Agip Abruzzo, fa verbalizzare che loro stavano aspettando una bettolina che gli rifornisse di carburante. Poi però la bettolina sparisce, non ne parlerà più nessuno. Ma c'era, cioè affondata. Ma la prima versione di Superina dura solo 2 giorni. Il 13 aprile dichiara che nessuno aveva visto il traghetto né direttamente, perché c'era nebbia, né coi radar, perché in quel momento era spento. Ma non aveva detto che era acceso prima. Altra contraddizione. Avevano provveduto immediatamente ad accendere il radar, ma questo impiega 3 minuti ad avviarsi e l'impatto era avvenuto prima. In pratica l'impatto è avvenuto 3 minuti dopo l'arrivo della nebbia. E qui faccio una mia piccola considerazione. In 3 minuti, quanta strada può fare un traghetto? Voglio dire, perché non l'hanno vista prima quella nave, quando era in rotta di collisione, quando la nebbia non c'era? Ma soprattutto, oggettivamente, le due versioni di Superina sono completamente diverse. Non è che nella seconda completi quello che aveva detto nella prima. Sono due narrazioni che non possono coesistere. Quindi uno si chiede quale sia quella vera. Beh, finché vi chiedete questo, sappiate che ci penserà la stazione IPL di Livorno a disintegrare la seconda versione del Superina. In questa registrazione si sente un membro dell'equipaggio dell'Agip Abruzzo chiamare i soccorsi per dare la loro posizione. Ad un certo punto si sente.
Livorno ci vede con gli occhi, i cieli a bordo. Siamo in rada a Livorno. Livorno ci vede e ci vede con gli occhi. Poi una comunicazione ai vigili del fuoco. Ma vigili del fuoco, non vedete l'incendio? Non lo vedete? C'è nebbia, non lo so. Noi qua siamo pieni di fiamme. Noi eravamo all'ancora. L'ancora massimo 1,5 miglia, 2 miglia dall'entrata del porto di Livorno. Le due voci sono proprio del comandante Superina e del barconista. Dove sarebbe quindi la nebbia? Sono visibili da Livorno, ma non da un'altra imbarcazione che si trova a qualche centinaio di metri? Nonostante tutto, la versione ufficiale è «c'era nebbia». Non per niente, quando ci si riferisce al disastro del Moby Prince, si cita il famoso film del 1938 «Il porto delle nebbie» con Jean Gabin. Il Moby Prince non ha visto l'Agip Abruzzo e ci è andata a sbattere di prua. Il petrolio prende fuoco, i passeggeri del Moby Prince muoiono tutti in 4-5 minuti. I soccorsi arrivano sì in fretta, ma è troppo tardi per salvare qualcuno. E non possono avvicinarsi poi perché c'è troppo calore. Errore umano, quindi, e tanta sfortuna, tutto quadra perfettamente. Ma la nebbia, c'era o no? Beh, facciamo un salto in avanti, andiamo a leggere la sentenza del processo di appello del 5 febbraio del 1999, nella quale si parla di nebbia in molti punti. Si parla in verità di nebbia strana che assomigliava molto al fumo, ma c'è un passaggio interessante. Sulla petroliera c'era un banco di nebbia che lasciava pienamente visibili le altre navi nella rada. Insomma, una nebbia che si era posata solo sulla petroliera, una nebbia che comunque, sempre stando alla sentenza, era stata confermata da troppe deposizioni per poter ipotizzare che tutti i testi dicano il falso. E la sentenza indica anche i nomi dei testimoni che parlano di nebbia. Cita Melis, Cannavina, Termes, Olivieri e Rolla. Di alcuni di questi e delle loro dichiarazioni ci occuperemo in seguito, ma vedrete che alcune di queste testimonianze ci daranno delle sorprese interessanti su questo argomento. Ma è proprio così. Veramente ci sono tanti testimoni che parlano di nebbia. Allora, cominciamo citando un servizio del TG1 del 13 aprile, dove viene mandato in onda un filmato amatoriale ripreso la sera del 10 dall'abitazione dell'armatore di Livorno, tale D'Alessio, dove si vede perfettamente l'incendio. Da Livorno si vede il Moby Prince in fiamme, ma non c'era nebbia. Intanto una cosa è ben chiara, non c'era nebbia al momento dell'incidente. Già che ci siamo, aggiungo che vicino all'Agip Abruzzo c'era un'altra petroliera, l'Agip Napoli. Il comandante Cannavina, ad un certo punto, comunica con la capitaneria. Ritiene che la capitaneria non abbia capito la gravità della situazione e le informa che l'Agip Abruzzo è tutta a fuoco. Dice di essere a 1,5 miglia e di vedere perfettamente la scena. E la nebbia? Nessun problema, Cannavina sparirà dal processo perché è impossibilitato per motivi di servizio. Da quel momento le sue dichiarazioni saranno filtrate dall'ufficio stampa della SNAM. Vedete, che testimonianze che parlano di cielo sereno ne incontreremo tantissime, mentre faremo veramente fatica a trovare delle persone, testimoni, che avvaloreranno la tesi della nebbia. Intanto mi fermo un attimo sulla storia dei D'Alessio, gli autori del video mandato in onda dal TG1, perché è molto interessante. I fratelli D'Alessio sono a casa loro la sera della tragedia. Sono i figli di Nello, il proprietario delle bettoline del porto. Quella sera riprendono la scena dal balcone di casa a Livorno. È una scena importante per loro perché possono escludere la presenza di bettoline nell'incidente e quindi tirarsi fuori dal problema. In realtà loro non sanno dove si trovi la Giglio, una delle loro bettoline, e la cercano per un'ora senza successo. La ritroverà per loro l'avvisatore marittimo. Si trova in porto. Doveva essere lì dalle 20:55. Ma allora, perché ci si mette tanto a trovarla? E perché l'armatore deve passare per l'avvisatore per trovarla? E se si fosse mossa senza dirlo a nessuno? Riprenderemo questo argomento più avanti, ma intanto la situazione reale prende forma. Nessuno fino ad ora ha visto nebbia in mare. Non l'ha vista neppure il pilota del porto Federico Sgherri, quello che aveva portato fuori la Moby Prince, vi ricordate, più altre imbarcazioni quella sera. Lui conferma che la nebbia non ce n'era, tutto chiaro, limpido, sereno. E se ancora ce ne fosse bisogno, a questo si aggiunge la copia del giornale di bordo della Edfim Junior che viene inviata e allegata agli atti del processo. C'è scritto che alle ore 20:30, a 2,71 miglia dalla loro posizione, una nave sta prendendo fuoco. Loro la vedono distintamente e dichiarano una visibilità di 3-4 miglia che per chi non si intende di nautica, beh, sono circa 5-7 chilometri. Peccato che questo documento verrà dimenticato, come se non esistesse. Intanto arrivano altre informazioni. Sono stati trovati 3 corpi sulla plancia del Moby Prince. 2 dovevano essere quelli del comandante e del timoniere. Ma se erano in plancia, come hanno fatto a non vedere la petroliera? Inoltre si scopre che 40 vittime avevano addirittura addosso il giubbetto salvagente.
e quest'ultima informazione cambia un po' le cose. Loro sono riusciti ad indossarlo quel giubbetto salvagente. Com'è possibile che in plancia non abbiano avuto il tempo di lanciare un SOS? Ma ci torneremo sulla storia dei giubbetti salvagente. Chi non crede alla versione ufficiale è Leone Ramacciotti, che è il comandante del traghetto Capobianco della Toremar. Ad un cronista locale spiega che in fase di uscita dalla rada, dove ci sono altre navi alla fonda, sul ponte di comando ci sono sempre comandante e primo ufficiale, mentre a prua ci sono sempre il nostromo e altri marinai. Non si mette mai il pilota automatico, che si attiva soltanto quando si hanno molte miglia di mare libero di fronte. Dice che chi parla di partita di calcio alla TV non conosce il comandante Chessa e soprattutto non conosce la regola del mare. Ramacciotti sostiene che qualcosa deve avere bloccato gli strumenti di governo della nave. Arrivano intanto altre testimonianze di persone che per caso avevano assistito all'incidente. Tutti negano la presenza di nebbia. La scarsa visibilità è arrivata dopo, a causa dell'incendio. Insomma, la nebbia non esiste e la scarsa visibilità, quando c'è, è da attribuire al fumo causato dall'incendio. Il 13 aprile arriva un'interessante conferenza stampa. Tra i vari argomenti trattati, al momento delle domande, qualcuno fa notare che molti cadaveri avevano il giubbotto salvagente e che gran parte dei corpi erano stati trovati nel salone deluxe o lì vicino. Questo lascia intendere che sul Moby Prince era partito un allarme e che le persone avevano avuto tutto il tempo di raccogliersi nei saloni. Nessuno viene trovato, ad esempio, nel salone bar di prua, dove di solito c'è un sacco di gente. Ci vuole tempo per fare tutto questo, ma la capitaneria è irremovibile. Non c'è stato il tempo per lanciare un SOS. E immancabili come le tasse per un lavoratore dipendente, ecco arrivare a Livorno i politici. C'è il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, c'è il Ministro della Protezione Civile, Lattanzio, e c'è anche quello della Marina Mercantile, Vizzini. Sono in piena crisi di governo. Andreotti sta per salire al Colle per rassegnare le dimissioni. Il clima, quindi, capirete, non è dei migliori, la gente è arrabbiata e i politici camminano veloci. Vizzini commenta rispondendo ad un uomo che era felice che da lì a poche ore non ci sarebbe più stato lui il ministro della Marina, e infatti verrà riciclato in quelle delle poste. Nessuno, ovviamente, è felice di avere per le mani una situazione del genere da gestire. L'inchiesta sarà affidata al procuratore capo di Livorno Antonino Costanzo e sarà lui a coordinare le indagini, e le affida al pubblico ministero Luigi De Franco e ad un pool di consulenti che poi lavorerà per il PM. Il procuratore Costanzo, bisogna dire che parte con il botto, accusa subito la RAI di scorrettezza nei confronti di chi sta indagando per aver trasmesso il filmato che smentisce la nebbia. Si annuncia l'apertura di un fascicolo contro ignoti per arginare le notizie false. False dei video. Vabbè, poi ci si mette anche sulla difensiva, meglio non alimentare false speranze. Afferma che sarà per lui molto difficile arrivare alla verità, le fiamme hanno distrutto tutto, e poi avverte che potrebbe trattarsi solo di una tragica fatalità. E poi, per finire, emana pure un'ordinanza che vieterà ai giornalisti di accedere alla banchina dove ho ormeggiato il Moby Prince dal giorno 16 aprile. Altro aspetto da valutare, lo accennavamo, sono i soccorsi. Quello che sappiamo, almeno ufficialmente, è che si sono mossi rapidamente, ma che non avrebbero comunque potuto fare nulla, dato che il dramma si era consumato in pochi minuti. Ma il fatto che qualcosa non abbia funzionato nei soccorsi diventa, con il passare del tempo, purtroppo una spaventosa verità. Si scopre da varie testimonianze che quel giorno i mezzi di soccorso erano usciti senza sapere esattamente come comportarsi. Ora chiariamoci, un po' di caos all'inizio di una situazione del genere, ma è anche comprensibile, era un allarme vero, c'erano navi in fiamme, tra le quali una petroliera, a poca distanza da altre imbarcazioni e un'altra petroliera. C'erano in rada persino delle navi militarizzate statunitense cariche di materiali pericolosi. Dopo un piccolo smarrimento iniziale, si deve di solito riprendere il controllo e agire secondo direttive chiare. Il comandante Superino della GIP Abruzzo, poi, devo dire che ci mette anche del suo, fornendo indicazioni a volte contraddittorie sul mezzo che li aveva speronati. Vi ricordo che diceva infatti che si trattava di una bettolina. Comunque i soccorsi escono, sì, in fretta, ma poco alla volta, e le dimensioni del disastro si confermano in tutta la loro gravità. E qui inizia un capitolo che definirei inspiegabile di questa storia. Alle 20:30 del 10 aprile, il rimorchiatore Tito Neri IX prende il largo in direzione del disastro. Alle 23 è sotto alla petroliera in fiamme. Il rimorchiatore cerca di arginare le fiamme sulla superficie dell'acqua per permettere all'equipaggio di calarsi lungo la fiancata sinistra, e l'operazione riuscirà perfettamente. Prima di mezzanotte il Tito Neri è in porto con l'equipaggio dell'Agip Abruzzo a bordo. I membri dell'equipaggio erano tutti vestiti da lavoro, e questo è un po' strano perché a quell'ora molti di loro dovevano essere liberi da impegni, quindi magari vestiti in borghese. Alle 23:05 era arrivata la comunicazione dell'Agip Abruzzo, si parlava di una nave che era venuta contro di loro,
Una nave, quindi, non più una bettolina. In realtà, mezz'ora prima, la Jeep Napoli aveva già allertato la capitaneria parlando di una nave che si era scontrata con la Jeep Abruzzo. Parlava pure di uno squarcio a V sulla fiancata della petroliera. 23:10, una motovedetta della capitaneria salpa verso la Jeep Abruzzo. Sulla fiancata si può leggere CP250 e a bordo si trova l'ammiraglio albanese che ha deciso di seguire le operazioni dal mare. Ma perché non ha diretto le operazioni dalla centrale? Ovviamente questo gli viene chiesto e lui dichiara: dall'ufficiale che dalla centrale operativa dava questi mezzi, queste disposizioni. E io assentivo, nel senso che era giusto che si facesse così. Il comandante del porto quindi si limita ad ascoltare la radio, non ha di meglio da dire e quindi se ne sta zitto. Tutte le radio a quel punto sono sintonizzate sul canale 16 VHF. Attenzione, io vi ricordo che nessuno sa di essere registrato. A 30 minuti dall'allarme, nessuno della capitaneria di porto parla del Moby Prince. Nessuno sembra occuparsene. In mare ci sono carabinieri, vigili del fuoco, capitaneria del porto e anche guardia di finanza, ma nessuno cerca la nave investitrice. Tutti ormai sanno che c'è un'altra nave coinvolta, ma l'attenzione di tutti è rivolta solo verso la petroliera. Lo avevano detto direttamente anche dall'Agip Abruzzo. La nave che ci è venuta addosso è incendiata anche lei, però non so dove si trova, non lo so, state attenti che non scambiate lei per noi. Ci vuole un'ora perché qualcuno da un piccolo natante avvisti una nave in fiamme. Sono Walter Mattei e Mauro Valli e sono due ormeggiatori che con una barchetta da 7 metri, senza radar, senza bussola, riescono a ritrovare il Moby Prince che si trova senza controllo a circa 500 metri dalla Jeep Abruzzo. Lo raggiungono e riescono a salvare Alessio Bertrande, il mozzo che si era appeso alla fiancata della Moby Prince. Lui subito non vuole buttarsi, ha paura, ma alla fine, stremato dalla fatica, si lascia cadere in mare e viene così recuperato. Saranno infatti loro ad informare tutti del Moby Prince in fiamme, loro due ormeggiatori del porto senza nessuno strumento speciale. Abbiamo raccolto un naufrago, dice che c'è ancora persone sulla nave. Poi aggiungono un particolare. Dicono: abbiamo vicino a noi una CP, ossia una motovedetta della capitaneria, che però indugia e non viene ad aiutare. Parole pesanti. Qui c'è gente che muore e la capitaneria non fa nulla. Erano due supereroi, Mattei e Valli, avevano il dono della preveggenza? No, avevano semplicemente visto lo squarcio sulla fiancata della petroliera e si erano chiesti: ma dove sarà la nave che ha squarciato lo scafo della Jeep Abruzzo? Ma guarda tu, a volte il semplice buonsenso. Avvertono quindi che hanno recuperato un naufrago, sta bene, non ha bruciature, ma forse ce ne sono altri, bisogna agire subito, o meglio, bisognerebbe. E invece si aspetta fino al mattino seguente. Giuseppe Leonardo, comandante dell'unità navale della Guardia di Finanza, dichiarerà al processo che nessuno gli aveva detto cosa fare. Sono i due ormeggiatori che avvertono la Guardia di Finanza. C'è un'altra nave, dicono. Dicono anche il nome, Moby Prince. La nave è la Moby Prince, la Moby Prince! Signore Compamare, gli ormeggiatori riferiscono che è la Moby Prince. Informano la centrale operativa usando il canale 16, dove è in ascolto anche l'ammiraglio albanese, che però non fa nulla. Sembra che ogni mezzo in mare agisca per conto suo, senza nessun coordinamento. Nessuno dice a nessuno di cercare il Moby Prince. Leonardo decide quindi di fare di testa sua andando a cercare il traghetto e guardate, ci mette 10 minuti ad intercettarlo. Iniziano in questo momento ad avere la vera percezione del dramma. La motovedetta della Guardia di Finanza comandata da Leonardo contatta la capitaneria, ma inutilmente. Si mettono quindi a cercare in mare dei superstiti e continueranno così fino alle 4:40 del mattino, ma non troveranno nessuno. Nel frattempo non smetteranno mai di cercare di contattare la capitaneria, ma senza nessuna risposta. Finalmente, come dicevo, alle 4:40 ricevono una chiamata dalla capitaneria che gli dice di spostarsi in un'altra zona per continuare a cercare altri naufraghi. Ma l'accusa del mancato coordinamento arriva anche da Ivo Lera, che si trova al comando della motovedetta 446 dei Vigili del Fuoco. Stesso discorso per Biagio Rum, comandante dell'Oreste Neri. Anche lui sta soccorrendo la Jeep Abruzzo quando vede l'altra nave in lontananza. Anche lui prova a contattare la capitaneria, anche lui senza successo. Dice addirittura che a lui la capitaneria non aveva mai fatto nessun cenno di nessuna collisione. Anche Tito Neri, un radarista, conferma di non avere mai avuto contatto con l'ammiraglio albanese, anzi, affermerà al processo che non sapeva neppure che fosse in mare albanese durante i soccorsi. E così altra gente, come Felice Manganiello, sottufficiale della Capitaneria. Ai pochi che chiedono del Moby Prince, non si dice di non preoccuparsi, tanto c'è tanta altra gente che la sta assistendo.
balla sesquipedale. Tutti insomma continuano a confermare che non c'è nessun coordinamento da parte della capitaneria. A bordo del traghetto, in ogni caso, sembra non si possa salire, troppo calore, troppo pericoloso. Ci pensa però il tenente Gentile della Guardia di Finanza a testimoniare che a mezzanotte il Moby Prince era libera dalle fiamme. Di Gentile parleremo poi. Ma c'è di più. Un rimorchiatore, il Tito Neri II della ditta Neri, comandato da Sergio Mazzoni, si avvicina al Moby Prince che sta andando alla deriva. Si decide quindi di cercare di agganciarla per trainarla in acque più sicure, anche perché girando avrebbe potuto scontrarsi un'altra volta con la petroliera. Il Tito Neri II quindi si avvicina alla nave e punta su degli idranti sulle lamiere con lo scopo di raffreddarle. E in poco tempo ci riesce, così il marinaio Giovanni Veneruso sale a bordo. Guardate che non è dotato di scarpe o abiti speciali, non ha, non so, maschere protettive, guanti, vestiti ignifughi, no. E sono le 3.30 dell'11 aprile. Non cerca i sopravvissuti, no, lui deve semplicemente agganciare la nave per poterla rimorchiare. E ci riesce. Eppure il comandante dei Vigili del Fuoco continuerà a sostenere che non c'erano le condizioni per mandare i suoi uomini a bordo, solo che poi ammetterà che era stata fatta una verifica soltanto a vista, nessun controllo reale sulle lamiere del Moby Prince. Si è detto addirittura che le temperature sul Moby Prince erano arrivate a oltre 1000 gradi, ma questo è smentito da molti fatti. Ci sono per esempio delle foto, non riesco a farvele vedere purtroppo, in cui sono ritratti degli sprinkler dell'impianto antincendio. Questi sono fatti perché a una temperatura di una settantina di gradi si rompano e riversino acqua sull'ambiente sottostante. Bene, alcuni di questi sono ancora integri, ma anche le condizioni dei corpi lo confermano. Vi faccio un esempio. Un forno crematorio opera a una temperatura di circa 600 gradi e da quei forni esce praticamente cenere. I corpi trovati sul Moby Prince non sono in quelle condizioni. Se le temperature fossero arrivate a 1000 gradi non avremmo trovato nulla a bordo. È altresì vero che gli sprinkler erano disattivati. E perché spegnere un sistema antincendio e soprattutto chi può averlo fatto? La risposta in realtà io credo sia abbastanza logica. Il sistema era stato disattivato dall'equipaggio. Io credo che il comandante Chessa abbia dato questo ordine perché gli sprinkler su una nave prendono acqua dal mare. E il mare era coperto di petrolio in quel momento. Far partire gli sprinkler avrebbe significato far piovere sull'incendio anche del petrolio, con il rischio di farlo rafforzare l'incendio anziché spegnerlo. Ma un altro aspetto interessante è il fatto che la capitaneria avesse a disposizione una radio di tipo Sailor VHF-146, ma aveva anche un'altra trasmittente per le comunicazioni militari e questa si rendeva particolarmente utile per comunicare con una serie di navi militarizzate degli Stati Uniti che spesso passavano in quel periodo in quelle acque. Quella sera però, nonostante l'allerta, la capitaneria di porto dichiarerà che non aveva avuto comunicazioni da queste navi, né dalla vicina base di Camp Derby. E questo è strano, perché in quella base aveva dichiarato che in acqua c'erano almeno 5 navi carichi di materiali pericolosi. Beh, scoppia l'incendio e nessuno si preoccupa di contattare la capitaneria. Ma sarebbe comunque stato interessante sentire le registrazioni di quella radio militare. Peccato che i periti nominati dal tribunale decidono che non sono interessanti e non le prenderanno in considerazione. Ma torniamo a bordo della motovedetta CP250, quella dove si trova l'ammiraglio albanese. A bordo c'è anche un vigile del fuoco, Pippan, un tale Pippan, che deve recarsi a bordo della sua motovedetta dei vigili del fuoco. Una volta ripartiti, ricevono l'avviso del recupero del mozzo della Moby Prince e così la CP250 rallenta e si mette a girare in tondo. A Pippan viene spiegato che è un modo per cercare di recuperare altri naufraghi, ma questa spiegazione non convince il tenente di vascello Antonio Ucciardello, che era in quel momento al quadro di comandi della CP250. Non era, secondo lui, in atto nessuna ricerca sistematica, dirà agli inquirenti. Pippan dice di aver fatto notare che doveva arrivare in fretta la sua motovedetta, ma niente, la CP250 continua a perdere tempo. Le testimonianze che abbiamo ci dicono che a mezzanotte 10 la parte alta del Moby Prince è integra, il punto di fuoco è nella parte bassa, nella zona del garage, la parte della timoneria era integra così come il fumaiolo, quindi bisognerebbe fare in fretta, ma la motovedetta CP250 continua a girare in tondo. Ma che piano sta seguendo l'ammiraglio albanese? Ce lo chiede anche Pippan, evidentemente. La risposta è: stiamo cercando naufraghi. Ma questa risposta non lo convince. Se cerchi naufraghi, non lo fai da solo muovendoti a caso, ma chiami altre imbarcazioni e organizzi una ricerca sistematica. Ma tutti testimoniano che non erano arrivati ordini di ricerca naufraghi. La CP250 smette di girare in tondo solo per tornare poi nuovamente al porto senza neppure portare il povero Pippan alla sua unità.
Quando Albanese torna al porto sono circa le 3 di notte e gli lascia la dichiarazione che vi ho riportato prima, quella della nebbia. 6 giorni dopo però cambia versione, o forse la nebbia non c'era. Da quel momento la ricostruzione di Albanese diventa il punto di riferimento per il lavoro di indagine in sede amministrativa e giudiziaria. Parla della rotta diretta per passare rasente all'Agip Abruzzo. Come fa a dirlo? Albanese dice che ricordava delle annotazioni di bordo del giornale del Moby Prince, giornale che ovviamente nel frattempo è andato distrutto nell'incendio. Vi ricordo che le testimonianze dirette smentiscono la tesi dell'ammiraglio, così come le deposizioni di altri comandanti che negano senza alcun dubbio che il comandante Chessa avesse potuto fare una stupidaggine del genere. E se la nebbia fosse arrivata improvvisamente? Beh, il traghetto aveva il radar acceso e la petroliera Agip Abruzzo su un radar è lunga 4 centimetri. Ma allora, da dove arrivano le testimonianze che parlano di nebbia? Da una lettera di alcuni pescatori scritta alla FIT CISL che l'ammiraglio Albanese si premura di rendere subito pubblica. Una lettera del sindacato, dunque, in cui si conferma che in quel giorno, quella notte, in quel posto c'era nebbia e che i soccorsi sono arrivati in fretta. L'autore della lettera viene naturalmente convocato dalla polizia scientifica e in quella sede smentisce il contenuto della missiva dicendo che la visibilità in fondo non era male e che Livorno li vedeva con gli occhi e lo confermerà pure il processo. La petroliera dal porto si vedeva perfettamente. La reazione ufficiale però conferma la presenza della nebbia, anche se tutti i testimoni affermano il contrario.